occasione della giornata mondiale del tumore del pancreas si è tenuto a Forlì presso il salone comunale Chronicity, un evento rivolto agli specialisti del settore e alla comunità che si è posto come obiettivo la sensibilizzazione rispetto ad una patologia in crescita di incidenza e per la cui cura vi sono ancora poche certezze. L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bologna e dell'AUSD Romagna. E ci troviamo, professore, ad un importante convegno rivolto sì agli specialisti del settore ma anche alla comunità. Sì, assolutamente. Oggi in questa giornata mondiale della lotta contro il cancro del pancreas l'obiettivo era non solo condividere tra professionisti, medici, infermieri che sono abituati a trattare questi pazienti, questa patologia, ma cercare di dare dei messaggi a tutta la popolazione e proprio nell'ottica di cercare di puntualizzare alcuni elementi come ad esempio lo screening, i fattori di rischio, in modo tale che tutta la popolazione sia coinvolta nel conoscere quelli che possono essere fattori di rischio, problematiche, situazioni da tenere sott'occhio e quindi collaborare tra virgolette con i medici per cercare di fare prevenzione, che poi quando è alla fine è il meccanismo migliore per cercare di trattare questa patologia che purtroppo, come abbiamo visto ancora oggi, è una patologia gravata purtroppo di alte mortalità. Ecco, parliamo appunto di una patologia la cui incidenza è in forte crescita. È in forte crescita la sua incidenza e purtroppo non corrisponde una adeguata crescita delle sopravvivenze, perché ancora oggi, nonostante gli sforzi sia dei chirurghi, degli oncologi, di tutta la comunità scientifica, ancora oggi il cancro del pancreas è uno in quelli in cui la mortalità è tra le più alte e rappresenta, nonostante un'incidenza che è in crescita ma ancora bassa, ma in realtà rappresenta la seconda causa di morte per tumori nel mondo, quindi un'incidenza molto alta, e da qui di nuovo lo ribadisco l'attenzione a cercare di fare prevenzione, screening e informazione nei confronti della popolazione. E concludo, professore, con i miei complimenti perché è tra i top 2% dei scienziati mondiali. La ringrazio, perché questo ovviamente è un grosso riconoscimento al lavoro mio e di tutta la mia equipe in questi 20 anni. Penso che comunque, ho sempre detto che dove si fa ricerca e facendo ricerca si cura meglio, per cui penso che sia un obiettivo di tutti i professionisti, e io mi preso di lavorare in un ambiente universitario vicino a un IRCCS come quello di Meldola, che è un istituto di ricerca e cura, in un grande ospedale come quello dell'azienda Romagna, e penso che l'obiettivo e lo spirito debba essere quello sempre di fare ricerca per cercare di migliorare i risultati nel trattamento dei nostri pazienti. Un'occasione quella di oggi per creare un link, una connessione tra cittadini e figure specialistiche. Oggi è una giornata che conferma come abbiamo tanti esempi di bella sanità e di buona sanità. Uscire dall'ospedale e andare nei posti della città per comunicare in modo consapevole credo che sia davvero una bellissima esperienza, e soprattutto avere il senso del confronto non solo con altre parti della città ma anche con chi ha esperienze in altre città. Oggi abbiamo la fortuna di ospitare qui tanti colleghi, tanti esperti, per un confronto proprio per cercare di fare in modo che ci sia un livello omogeneo di accesso alle cure e alla salute di tutti noi. E parliamo ora, professore, dello stile di vita, dei fattori predisponenti del tumore del pancreas. Non possiamo evitare tutte le malattie, questo è evidente. Oggi abbiamo a che fare con un felice avanzamento dell'età e di conseguenza conviviamo sempre più spesso con malattie che prima conoscevamo meno. Il pancreas è indubbiamente misterioso. Non c'è dubbio che la cosa che dobbiamo fare è astenerci dal fumo, non solo per proteggere il pancreas, ma per proteggere tutti noi. Per quanto sia dura evitare il fumo per chi è fumatore, è uno sforzo che sicuramente va chiesto. E poi il concetto chiaramente di una alimentazione sana e di un'attività fisica, considerato che oggi, specie nel nostro territorio, abbiamo davvero la possibilità di avere a chilometro zero e a miglio zero, se pensiamo al mare, dei grandissimi prodotti estremamente salutari. Proteggiamo noi e proteggiamo anche il nostro pancreas.
E arriviamo al ruolo della tecnologia, quanto è importante per una diagnosi precoce? La tecnologia nei nostri ospedali è diventata le mani del medico, è l'occhio del medico, e quindi il medico non solo deve vedere, ma la sua grande difficoltà è quella di interpretare, specie in organi così profondi e così piccoli come quelli del pancreas. Quindi certamente sia la tecnologia, ma di nuovo sia l'uomo che si rimette insieme per rivedere immagini, e questo è legato al fatto che attraverso i meeting multidisciplinari abbiamo modo di ripensare anche dopo le nostre procedure al bene della lesione rispetto al suo percorso di cura, se lo si deve fare o meno, e quindi questo è poi a vantaggio dei cittadini e dei pazienti. Direttore Miserocchi, quali sono i reali bisogni dei pazienti con tumore del pancreas? Ma è una patologia molto complessa, molto complicata, soprattutto nella sua narrazione, perché l'aspettativa di vita, il racconto ci dice paura. E la paura ovviamente mette in crisi il paziente stesso, il suo sistema familiare, l'ambiente in cui vive. È una patologia molto invalidante, per cui ci sono tante necessità sia dal punto di vista fisico che organizzativo per accedere alle cure, per anche usufruire di tutte quelle facility che la nostra organizzazione ad esempio mette a disposizione, il trasporto, l'attività fisica, le attività integrative. Ecco, sono tantissimi i bisogni che questa patologia genera. Il mondo associativo cerca di rispondere organizzandosi al meglio per sostenere questo ambiente intorno alla malattia del pancreas. E il ruolo dell'organizzazione è decisivo in tutti i servizi che può offrire, è decisivo nel parlare di prevenzione, parlare di stili di vita. Abbiamo visto i numeri, oggi sono molto importanti, cambiare le proprie abitudini di vita è qualcosa di decisivo in questa malattia per oltre quasi il 40% dei tumori. E infine anche quello della rappresentanza di questi pazienti e di queste famiglie, una sorta di advocacy che ci dice che l'organizzazione di questa malattia, la risposta all'organizzazione di questa malattia deve essere ancora migliore. Abbiamo visto la casistica deve concentrarsi in grandi centri, i professionisti qui li abbiamo, la costituzione di una pancreat unit è sicuramente un grande passo avanti nel trattamento di questa patologia. Noi ci auguriamo che tutti insieme si possa fare un'azione comune davvero a favore di queste persone che appunto hanno ancora purtroppo una vita breve, ma intravediamo qualche spiraglio di luce lungo questo percorso. Facciamo un focus, dottore, sulla familiarità relativa al cancro del pancreas. Sì, circa il 10% dei soggetti con carcinoma pancreatico ha familiarità, intesa come la presenza di uno o più parenti affetti da questa patologia. L'importanza di questo risiede soprattutto nella possibilità di identificare delle mutazioni genetiche che consentono eventualmente di accedere a terapie personalizzate, ma soprattutto l'identificazione dei soggetti a rischio, parenti dei pazienti affetti da carcinoma pancreatico, che potrebbero condividere con i loro cari la predisposizione genetica. Da qui l'importanza di un programma di sorveglianza che in Italia esiste grazie all'Associazione Italiana Studio Pancreas dal 2015, è un registro multicentrico che conta al momento 24 centri su tutto il territorio nazionale e che prevede l'esecuzione di una risonanza magnetica annuale oppure di una ecoendoscopia biliopancreatica presso centri di riferimento ove possibile, nell'idea di identificare o cancri in stadio precoce o meglio ancora lesioni pretumorali. Il tumore del pancreas, uno dei maggiori killer dell'oncologia, quali i dati ad oggi? Ogni anno in Italia ci sono più o meno 15.000 casi di tumore del pancreas. Il numero di casi è leggermente in aumento, questo potrebbe essere anche solo dovuto all'invecchiamento della popolazione che registriamo anno dopo anno. Quello che sta solo leggermente migliorando poi è la mortalità, cioè purtroppo la maggior parte di questi pazienti non ce la farà. Gli ultimi dati che abbiamo a disposizione dicono che la sopravvivenza a lungo termine, quindi dopo 5 anni dalla diagnosi, è dell'11%. Questo è il miglior dato che abbiamo mai avuto, ma è ancora estremamente deludente, più basso di quello che vorremmo. Quello che ormai è molto noto è come questo dato possa essere migliorato da percorsi specifici in centri che raccolgano competenze diverse, multidisciplinari, chirurgia, oncologia, gastroenterologia, e che permettano al paziente un percorso che si giova quindi di competenze estremamente precise, aumentando i volumi, cioè il numero di pazienti trattati.
In tal senso, se c'è da una parte quello che come scienziati dobbiamo fare per migliorare le nostre armi, dall'altra c'è un ruolo importante della politica che deve agire per individuare in ogni regione centri di riferimento che raccolgano con percorsi adeguati un numero adeguato di casi.